Nuova ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, Italia Viva. Le parole della ministra sono state ascoltate da Dino Scanavino, presidente della Confederazione della CIA, Agricoltori Italiani. Scanavino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. E da Abubakar Soumahoro, che è un ex bracciante, attivista, dirigente sindacale dell'USBA, molto combattuto per tante battaglie a favore dei braccianti, ha anche scritto un libro molto bello in cui raccontava quelle battaglie. Soumahoro, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a voi. Faccio una domanda secca a Scanavino, poi ci fermiamo un minuto e ricominciamo con voi, poi sarà con noi l'ex sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, Lega. Dino Scanavino, lei ha la posizione espressa dal ministro? Sì, sostanzialmente sì, noi riteniamo che sia importante regolarizzare gli stranieri residenti in Italia e non regolari che vogliono lavorare in agricoltura o da altre parti. È un gesto di civiltà. È prevenzione sanitaria, perché questi sono un problema sanitario, e viene incontro alle esigenze di tanti agricoltori che quest'anno non possono avere i loro lavoratori, che venivano da paesi che oggi hanno la libertà ristretta dal coronavirus. Soprattutto rumeni e polacchi, giusto? Soprattutto rumeni e polacchi, anche albanesi e anche marocchini. Se arrivassero, però, il problema sarebbe risolto, Scanavino, o no? Sì, il problema sarebbe risolto, perché sono i nostri, diciamo, lavoratori che ogni anno vengono e poi ritornano nel loro paese d'origine. Mi pare ci siano delle difficoltà, credo, ormai insormontabili, perché i tempi sono ormai molto brevi e la quarantena, eccetera, eccetera, non consentiranno questa operazione, quindi dobbiamo rivolgerci ad altri. Dino Scanavino, fermiamoci un minuto, poi con lei e con Abubakar Soumahoro continuiamo a approfondire questo provvedimento. Al di là del merito politico, diciamo, delle questioni politiche, sono molto significative. Le parole della ministra Bellanova erano abbastanza chiare da questo punto di vista, perché per poi approfondire il merito. A tra pochissimo. Radio Anch'io. Abubakar Soumahoro, attivista e dirigente sindacale, di nuovo buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, qual è la sua posizione? Ha ascoltato come noi le parole della ministra, le condivide, ma soprattutto ci racconti qual è la condizione bracciantile in questo momento? Io innanzitutto dico che in guerra bisogna salvare tutte le persone, perché è una questione di dovere di Stato, come direbbe Giuseppe Di Vittorio. E non bisogna salvare le vite umane in base all'utilità economica, perché, come dice Papa Francesco, la vita umana non è un bene di consumo che si usa e poi si getta. Giusto per rispondere a quanto espresso prima dalla ministra, cioè vanno regolarizzate le braccia, non le persone. I medici nostri e gli infermieri in queste ore che stanno salvando le vite nei pronto soccorsi, nei corridoi degli ospedali, non chiedono l'utilità, non chiedono il rendimento economico delle persone, le salvano, punto e basta. Quindi bisogna regolarizzare tutte, bisogna salvare tutte, perché siamo in un momento drammatico che va contestualizzato. E legare la regolarizzazione all'utilità di mercato, mi lascia dire, è di un cinismo che non fa bene alla dignità umana. Rispetto a cosa vivono oggi i braccianti nelle zone agricole, io penso che i braccianti vanno liberati, sì, combattendo il caporalato. Soumahoro, scusi, la fermo solo un secondo. Siccome ci sono alcuni ascoltatori che dicono fate sempre parlare persone che poi non conoscono il lavoro, ricordi che lei quel lavoro l'ha fatto. Assolutamente sì, ed è quello che sto per raccontare in pochi secondi. Sapete, quando si va a comprare 500 grammi di asparagi nei supermercati a 2,99 centesimi, vale a dire 3 euro, il bracciante riceve l'ora 4,50 euro. Altrettanta miseria riceve l'agricoltore e il contadino. Allora la domanda è: chi è che ci guadagna? Ci guadagna qualcun altro, ci guadagna la grande distribuzione organizzata, che ha un fatturato di 83 miliardi annui. Se noi non diciamo questo ai cittadini, non diciamo questo alle persone, non facciamo del bene al Made in Italy. Quindi la condizione dei braccianti oggi, l'82% sono italianissimi.
e lavorano per un salario da fame, non riescono a pagare l'affitto, mentre gli altri braccianti sono confinati all'interno di baraccopoli, di lamiere, all'interno di tendopoli, non possono affittare una casa perché il salario è irrisorio. E allo stesso momento abbiamo all'interno della stessa filiera la necessità oggi, se vogliamo davvero dare dignità ai contadini, ai lavoratori, porre un equilibrio allo strapotere della grande distribuzione organizzata, perché condiziona commercializzazione, prezzi, la distribuzione, e dall'altra parte abbiamo i finanziamenti comunitari. Me lo lascia dire, l'Italia ha ricevuto nel budget finanziario dell'Unione Europea oltre 37 miliardi di euro, sì, sul periodo 2014-2020 degli oltre 408, sì, miliardi. Ma perché alle aziende che assumono i lavoratori non viene posta la condizionalità? Se non rispetti i diritti, non hai accesso a questi finanziamenti comunitari. Sì, ha ragione, insomma, Coro. Questo è il dramma, sì, della filiera, è il dramma che viviamo. No, grazie davvero per le sue parole. Abubakar Soumahoro, attivista e dirigente sindacale dell'USB, ci ha chiamato un imprenditore agricolo da Reggio Emilia. Pietro, che voleva dirci? Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto tutta la mia stima e solidarietà verso coloro che lavorano e le brave persone che vogliono lavorare, al di là della provenienza, sì, così per mettere i puntini sulle i. Io posso, a nome dell'imprenditoria agricola delle mie zone e di quello che conosco, cioè del nord Italia, mi permetto di dire che noi non abbiamo necessità di manovalanza quale che sia, abbiamo necessità di persone che sappiano fare quello che ci serve, insomma, quello che magari non necessariamente che siano formate specificamente, ma che abbiano una competenza, sì, che siano in grado. Ho l'impressione, siccome immagino che queste cose il ministro e il governo le sappia molto bene, ho l'impressione che si stia strumentalizzando la necessità di manodopera dell'agricoltura per fare una sanatoria. Dopodiché io non entro nel merito del fatto che la sanatoria abbia o meno un valore, sì, in sé, sì, però ho la netta impressione che si stia usando la necessità di manodopera del settore agricolo per ottenere per fare un'altra cosa, le dice. Ecco, che loro ritengono avere un valore in sé. Dopodiché, se ha un valore in sé o non ce l'ha, dovranno spiegarlo al loro elettorato e faranno le loro valutazioni. Certo è che usare strumentalmente le necessità del mondo agricolo non risolve il nostro problema e ci fa sentire anche un po' presi per il naso. Pietro, grazie. Ultima domanda da Dino Scanavino, presidente di CIA Agricoltori Italiani. Molti ascoltatori ci dicono: ma non potremmo risolvere tutto con i voucher, Scanavino? Ma i voucher sono uno degli strumenti di flessibilità che possono aiutare. Noi abbiamo bisogno però di stabilizzare dei rapporti. Guardi, ho sentito tante imprecisioni. I lavoratori che sono nelle aziende agricole che ricevono la PAC, nella stragrande maggioranza dei casi sono in regola, e nel caso in cui le aziende vengono trovate non in regola perdono i contributi PAC. Cioè, noi parliamo di regolarizzare persone che lavorano, che sono disposte a lavorare, che già sono in Italia. Cioè, sono i lavoratori che oggi in agricoltura, nell'edilizia e in altri settori non hanno trovato le condizioni per regolarizzarsi. Oggi è il momento per farlo. Questo è indipendente. Ma le risulta quel dato che l'82% dei lavoratori dei campi sono italiani? Assolutamente, io credo di no, anzi non mi risulta assolutamente, perché gli stranieri tra i lavoratori dei campi sono la maggioranza e sono molti anche scabri. Poi noi abbiamo una tipicità, che il lavoro in agricoltura non può essere a tempo indeterminato, perché abbiamo dei vuoti, dei momenti in cui non si lavora. Però le giornate lavorate stanno aumentando anno a anno, vuol dire che sta emergendo tutto quello che era grigio, che si stanno mettendo a posto tante situazioni. Poi esistono i delinquenti in tutti i settori, anche in agricoltura, vanno colpiti, puniti, fatti smettere. Scusi Scanavino, le faccio un'ultima domanda secca, perché c'è già l'ex sottosegretario Durigon collegato con noi. Sì. Ma questa regolarizzazione riguarderebbe lavoratori che si trovano soprattutto al sud e mentre al nord non c'è bisogno, o è una stupidaggine che sto dicendo? Sono anche al nord, o forse al sud ce ne sono di più, però guardi, noi la sanatoria l'abbiamo fatta nel 2002, nel 2009 e sì, 2012. La legge si chiama Bossi Fini, quindi cioè, non è che inventiamo qualcosa, stiamo facendo una cosa che abbiamo già fatto 3 volte nell'arco di 20 anni.
Cioè, questo è il dato di fatto, che si creano delle situazioni per cui ogni 7-8 anni è necessario regolarizzare quello che per mille motivi si è messo. Scaramino, molto chiaro, lei ha citato la sanatoria del 2002, un paio di ascoltatori dicono, ricordate però al centrodestra che adesso alza la voce, che la più grande sanatoria della nostra storia fu fatta da Bossi Fini nel 2002, 647.000 immigrati regolarizzati. Claudio Durigon, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Quindi prima di criticare ricordiamo la storia italiana, dicono alcuni ascoltatori. Sì, ma non è questo il momento storico in cui secondo me è necessaria un'attività del genere. Noi oggi viviamo un momento storico dove avremo un impatto con il Covid di tantissima disoccupazione, frutto purtroppo di crisi che avranno tutte quante queste nostre aziende. Quindi io invece credo che sia opportuno regolarizzare questo mercato, dando finalmente un giusto equo compenso a chi svolge quel lavoro. E io credo che fino ad oggi, se non ci sono stati gli italiani che in qualche modo hanno voluto adoperarsi in quel settore, è perché quel settore comunque sia non era ben retribuito come dovrebbe. Quindi lei mi sembra stia dicendo no alla regolarizzazione e mettiamo in chiaro quelli che già... Ma mi sembra abbastanza normale. Si parla già nel DEF di 2-3 punti percentuali di disoccupazione dovuta al Covid. Io penso che con un calo del PIL del 15%, secondo me saranno anche di più di punti percentuali di questa famosa. Esatto, e per questo dico che secondo me è importante dare invece un vantaggio a quelle persone che sono... Però lei ci sta dicendo, mandiamo a lavorare coloro nei campi, coloro che perderanno il lavoro, ma ci vorranno andare nei campi. Guardate che oggi nella maggior parte di queste situazioni abbiamo di fronte a noi persone che non vanno dai campi perché vengono pagate 3 euro l'ora, 3 euro al giorno. Cioè, quindi lei dice, se alzassimo il salario minimo per ora, anche diciamo chi perde il lavoro può essere tentato. Non c'entra niente, perché il salario minimo è già giusto. Se noi paghiamo giustamente la filiera, che devono avere un guadagno anche i vari agricoltori, il giusto, dobbiamo andare a lavorare in questo senso. Ma facciamo un esempio: noi abbiamo già 1.200.000 persone di reddito di cittadinanza che percepiscono soldi dallo Stato, le quali potrebbero tranquillamente andare a lavorare su questa attività. Non vanno perché il contratto minimo per l'offerta comune di questa attività è 3 mesi, quindi io penso che dovremmo prima regolare all'interno nostro e dopodiché trovare soluzioni. Sì, esterne. Però onorevole, se ho capito bene quello che ci hanno detto gli ospiti precedenti, in realtà ovviamente il contratto c'è e sono stati stipulati recentemente, poi lei se non sbaglio è un ex sindacalista, quindi queste cose le sa benissimo. Certo. E il contratto c'è, il punto è che semplicemente non viene applicato, sono tutti in nero e quindi servirebbe a farlo emergere. Ma questo è il problema, ma perché? Perché c'è un mercato in nero che non è che si deve emergere. Queste persone sono altre 600.000 persone che in qualche modo invece lavorano irregolare a contratti più bassi. Io credo che per il momento, visto che abbiamo questa emergenza Covid, sia più necessario mandare a lavorare gli italiani, perché avremo un tasso di disoccupazione enorme. Allora io dico, siccome ci sono delle regole abbastanza buone nel settore agricolo, facciamo esempio, basta lavorare 51 giornate per poi prendere una famosa disoccupazione, non vorrei che abbiamo un altro ulteriore 600.000 persone che vanno sotto il nostro reddito di emergenza. Quindi io penso che oggettivamente, andando incontro al Covid, andando incontro a queste crisi, andando incontro a numeri molto elevati conviene, sì, no, questo è molto chiaro. Ma poco fa la Bellanova ci ha spiegato che sarebbe un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, dopo il quale se uno continua ad avere un rapporto di lavoro viene confermato, altrimenti no. Ma noi sappiamo benissimo com'è che funzionano queste cose. Allora, nel momento in cui arrivano in Italia così tante persone, 600.000 persone, significa che noi avremo un'ondata clamorosa, quindi saranno di nuovo sbarchi, saranno di nuovo attività annesse e connesse. Però anche il centrodestra l'ha fatto, questa è l'accusa degli ascoltatori. Ma erano altri tempi, erano tempi per regolarizzare, non c'erano questo flusso di immigrazione che c'era oggi, ragazzi. Cioè, il flusso di immigrazione è stato negli anni successivi.
eccessivi. Nel 2002 non erano tempi che noi viviamo oggi, e il tasso di disoccupazione odierno che andremo incontro è così devastante che pensare che immettiamo altre persone da fuori e regolarizzare, anzi per far abbassare poi il costo del lavoro, credo che sia davvero una cosa sbagliata. Io penso che in questo momento vanno rimette a posto alcune situazioni, il governo deve intervenire su come dare giustamente delle risposte a quel settore e rimettere in moto i lavoratori, perché ragazzi noi andremo incontro a un tasso di disoccupazione elevatissimo. Sì, purtroppo questo è vero. Claudio Dirigone è stato sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali per la Lega nel governo precedente. Grazie per questa sua voce conclusiva di questa parte di Radio Anch'io dedicata al tema della regolarizzazione dei lavoratori